Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: è il caos tra i due ex Geffini, Alfonso Signorini. Se li avesse ancora nella casa, sicuramente si metterebbe le mani tra i ... in testa. Nessuno si sarebbe mai immaginato un epilogo del genere. A prescindere da quale edizione sia migliore dell'altra o da quale ex Geffino sia più quotato degli altri, bene o male, i telespettatori si affezionano a tutti i personaggi, anche perché li seguono in diretta H24, tutti i giorni per mesi. È normale che si appassionano alla loro storia e alle loro vite. Soprattutto se poi nascono storie d'amore tra i protagonisti, i follower li seguiranno assiduamente anche fuori. Ecco, con questa coppia di ex Geffini, veramente nessuno si sarebbe mai aspettato questo tragico finale, in quanto un po' ci credevamo tutti quanti al loro amore. Ecco di chi stiamo parlando. Guai gravissimi tra i due ex Geffini. I due ex Geffini in questione si sono innamorati all'interno della casa del Grande Fratello, una volta usciti, sono stati un po' insieme, poi si sono lasciati, poi si sono ripresi, è arrivata la proposta di matrimonio sul red carpet, è arrivata una dolce bambina e adesso è arrivata la doccia gelata. Nessuno si sarebbe mai aspettato una fine così tragica, i due si sono lasciati, pare ufficialmente questa volta, ma come si dice mai dire mai. Ormai è diventato un caso mediatico, in quanto lei ha rilasciato la sua verità, lui ha controbattuto, lei è tornata in diretta per concludere l'arringa. Cosa succederà da adesso in poi però è un mistero. Sicuramente dopo quelle parole forti dichiarate dall'influencer, il DJ non ci fa per niente una bella figura. Ecco che cosa sta succedendo. Come avrete potuto capire, i due ex Geffini in crisi totale sono Sofico De Goni e Alessandro Basciano, i quali entrambi hanno dato la loro versione dei fatti a Silvia Toffanina ai microfoni di Verissimo, in merito alla loro separazione. La prima a parlare era stata l'influencer, la quale ha confermato il tradimento da parte lui e la conseguente chiusura della loro storia d'amore. Così Basciano in seguito aveva smentito il tradimento, piangendo in diretta, dichiarando di non aver mai tradito la mamma di sua figlia, confidando a tal proposito che Sofì non gli faceva vedere la piccola Céline Blu. Qualche giorno fa, la De Goni è tornata da Silvia, per difendersi dalle accuse che le sono state rivolte. La donna ha confermato di avere le prove del tradimento di Basciano, inoltre ha svelato diversi retroscena, come la gelosia di lui e il fatto che le abbia alzato le mani in passato. Insomma, la situazione tra di loro è molto delicata, anche se l'influencer è stata molto chiara nella sua decisione, come ha dichiarato lei stessa, non abbiamo niente da dirci. Non sono io che ho deciso di non amarti, dopo due anni in cui la mia priorità eri tu, io non lo sono stata per te. Come andrà a finire, sarà solo il tempo a chiarirlo. Per ora nessuno può essere sicuro di niente, in quanto abbiamo semplicemente sentito le due versioni, ma quale sarà la verità? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.